Ed eccoci, siamo tornati in onda in diretta sulle fonti TV per continuare a commentare nel nostro speciale BCE Board la decisione della Banca Centrale Europea, questo nuovo rialzo di 25 punti base che fa già discutere e spacca anche i nostri telespettatori che proprio attraverso la nostra chat live stanno esprimendo le prime opinioni. E naturalmente io chiamo in causa il nostro Jean Ergas che ci aiuterà tra l'altro proprio a tradurre le parole di Christine Lagarde per comprendere, ecco, non solo questa scelta della BCE relativa al mese di maggio, al meeting del mese di maggio, ma soprattutto per cogliere qualche parola, dichiarazione, dato interessante per comprendere le prospettive future. Jean, io ti ringrazio come sempre per essere qui con noi. Prego. Oggi. Ecco, bene, innanzitutto un commento, Jean, 25 punti base, non 50 come avevamo detto per gran parte, insomma, degli analisti, questo era il dato, ma in realtà nelle ultime ore, ecco, c'è stata questa virata, poi ti leggo anche i commenti dei nostri telespettatori. Ma io direi che effettivamente io sono partito dalla premessa che qui si facevano innanzitutto un minimo 25 che aumentavano i tassi, che non si facevano spaventare assolutamente da quello che stava succedendo, diciamo, nel mondo bancario, se no non avrebbero fatto assolutamente nulla, avrebbero scorto il rischio sistemico. Si è fatto 25, secondo me sarà molto interessante quando poi magari sarà la conferenza stampa, se le chiedono, ma signora, ma ragazzi, ma qui hanno anche discusso di fare 50, secondo me lì c'erano degli oltranzisti e noi vedremo lì forse un atteggiamento un po' più, non dico duro, ma linea più ortodossa, diranno sì, abbiamo fatto 25 adesso, però noi continueremo a valutare i dati, ossia, questo è estremamente importante. Ricordiamoci che qui c'è una BCE che sta facendo a botte con un'inflazione che è appiccicosa, sta facendo a botte secondo noi con un core rate che non scende in senso reale, prendendo dal 5,7 al 5,6, che è l'umore, non è assolutamente segnale. Abbiamo un'economia che regge e dunque per questo che hanno fatto anche i 25 punti base invece di starsene fermi, come dicevano alcuni. Io avevo tre possibilità, vedevo i 50 a cui assegnavo un 20-30% di possibilità, poi vedevo un 25 che era il minimo e non vedevo assolutamente che si stessero fermi per nulla. Qui c'è una situazione nell'eurozona che, diciamo, non dico che sia rosea, però un'economia che regge, c'è un TTF che è la cosa più importante che sta a 36 contro uno strike price di 180 sull'Unione Europea come, diciamo, sussidio o copertura, chiaramente, ossia per costo eccessivo. Abbiamo un consumatore che è più fiducioso secondo noi e abbiamo anche una disoccupazione che sta a livelli record bassi del 6,5%. Dunque, cosa dice la BCE? La BCE dice inflazione is far too high for too long, sto leggendo il comunicato, ce l'ho davanti. Sì, assolutamente, adesso poi lo commentiamo parola per parola, Jean. Dobbiamo agire, ossia estremamente semplice, le domande per la Lagarde saranno: siamo arrivati o stiamo arrivando a una politica sufficientemente restrittiva, sì o no? Siamo a rischio di una recessione, sì o no? Abbiamo visto 0,1% sì, di crescita, e poi chiaramente lei dice noi siamo ancora in linea nella prospettiva dell'inflazione e vorrebbe che lei ce li confermasse. Ma ricordiamoci, il discorso è estremamente semplice qui, non si possono fare confronti facili tra la Federal Reserve e la ECB. La Federal Reserve opera in un contesto economico che è dinamico, nel senso che effettivamente qui anche le richieste salariali possono calare repentinamente, c'è un mercato del lavoro in Europa, il mercato del lavoro non c'è, il mercato del lavoro viene riaggiustato con i contratti poliennali e qui c'è una spinta a livello dei salari che è molto forte e c'è una flessibilità a senso unico del salario che è all'insù. E dunque diceva il famoso Luciano Lama della mia gioventù, il salario diventa la variabile indipendente a prescindere dall'aumento della produttività. Dunque lei deve fare a botte con questa realtà di una dinamica salariale che non rientra nella macro o nella microeconomia. Certo, certo, chiarissimo. Direi proprio, Jean, andiamo, ecco, a leggere il comunicato così innanzitutto, prego, ecco, per avere dei dati in più, per capire meglio, ecco, questa scelta di aumentare di 25 basis point. Allora, come inizia il comunicato? Inizia così: le prospettive di inflazione continuano ad essere troppo elevate per troppo tempo, lo dicevi prima tu. Alla luce delle continue pressioni inflazionistiche elevate, il Consiglio appunto ha deciso di aumentare di 25 basis point.
Point. Nel complesso, le informazioni in arrivo supportano ampiamente la valutazione delle prospettive di inflazione a medio termine che il Consiglio direttivo ha formato nella sua precedente riunione. L'inflazione complessiva è diminuita negli ultimi mesi, ma le pressioni sottostanti sui prezzi rimangono forti. Allo stesso tempo, i passati aumenti dei tassi vengono trasmessi con forza alle condizioni finanziarie e monetarie dell'area euro, mentre i ritardi e la forza della trasmissione dell'economia reale rimangono incerti. Ecco, Gian, insomma, quello che dicevamo prima, sì, c'è stata una correzione del dato dell'inflazione, però questa rimodulazione non è sufficiente, insomma, l'inflazione rimane alta nel continente anche europeo e quindi c'è bisogno di un nuovo intervento e così la BCE ha fatto in sostanza. Ma io credo di sì, effettivamente. Poi ricordiamoci anche che qui c'è un grosso problema, che c'è un eccesso di cash in giro, c'è moltissima liquidità in giro. Lo commentavamo ieri, per esempio, siamo andati nel nostro note stamattina, anche ieri, per la Federal Reserve, ossia qui sono due economie oramai nel mondo, c'è cioè l'economia delle banche centrali, che è quella che abbiamo imparato, diciamo, all'università, macro 1, macroeconomia 1, così via, chiaramente, ossia politica monetaria, la banca centrale alza i tassi, l'inflazione scende perché non si possono più indebitare per comprarsi anche così cose frivole i consumatori, poi c'è l'economia reale. E questa è l'economia che sta giocando. L'economia reale non è macroeconomia 1, l'economia reale è un eccesso di cash nel sistema. Qui c'è moltissima liquidità in giro, c'è moltissima liquidità a due livelli, a livello del consumatore, che ha ancora molti soldi, e due a livello delle imprese, che chiaramente non avendo fatto anche investimenti in via capitale per colpa pandemia, hanno molto cash. Allora a questo punto loro non hanno più bisogno di questo credito bancario. Io ho visto il rapporto sui prestiti bancari in relazione del credito, però chiaramente c'è un disconnect molto forte, come c'è anche negli Stati Uniti, ossia i tassi salgono, questo è vero, c'è meno domanda di credito, ma questo non vuol dire che le imprese debbano smettere di investire o che i consumatori smettono di consumare. Allora, come si spiega questa terrificante stretta creditizia con i dati dei PMI, dove ci fanno vedere un servizio Eurozona che sta scoppiando di salute, più sano di un pesce, non si dico più sano di un pesce, più sano di una balena. Questi hanno un sacco di soldi. Se questo è estremamente importante, è capire che c'è un rapporto diverso oramai da quanto riguarda l'impatto marginale della politica monetaria sul consumo, e c'è questo excess demand di cui stava parlando Powell proprio ieri. Certo. Ricordiamocelo. Qua c'è una somiglianza molto forte. Qui c'è un accumulo di cash e ci sono due economie: c'è l'economia delle banche centrali e del GDP. E allora a quel punto il GDP non è altro che una costruzione, secondo me, statistica amministrativa, che con cui io gioco a piacimento il far uscire il numero che voglio perché si può manovrare molto semplicemente. E poi c'è l'economia del cash, del liquido, come diceva il grandissimo Alberto Sordi. Io sono romano, dunque sono seguace di Alberto Sordi e della liquido economy, il famoso liquido. E quel liquido c'è come, ed è dunque questo il problema, drenare questo liquido, e qui la Sì. gente continua a spendere. Certamente. Ecco, a proposito di analogie tra Fed e BCE, diciamo che anche la parte del comunicato che stiamo per leggere ricalca un po' quello che è stato detto ieri. Andiamo nello specifico. Le future decisioni del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi ufficiali siano portati a livelli sufficientemente restrittivi per conseguire un tempestivo ritorno dell'inflazione all'obiettivo di medio termine del 2% e saranno mantenuti a tali livelli per tutto il tempo necessario. Qui, insomma, abbiamo detto tante volte non si molla rispetto No. all'obiettivo che è stato più volte indicato. Il consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello appropriato e la durata della restrizione. In particolare, la decisione sui tassi ufficiali del consiglio direttivo continuerà ad essere basata sulle valutazioni delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, della dinamica dell'inflazione sottostante e della forza della trasmissione della politica monetaria. Quindi, insomma, ecco, ci stanno dicendo l'obiettivo rimane quello, il solito, Cioè, cioè il chiaro. target del 2%. Da quel numero per ora non ci si scosta. Chiaro. Rispetto a quello che succederà in futuro, decideranno step by step valutando i dati macro, ecco, che arriveranno, insomma, di settimana in settimana per posizionarsi. A differenza, ecco, di marzo non hanno messo, ecco, le mani avanti, anticipando, insomma, dei futuri rialzi oppure delle pause. Diranno, beh, vedremo la situazione e agiremo di conseguenza. Un po' questo è il riassunto che possiamo fare.
Ma io direi di sì, effettivamente, per il semplice motivo che loro vogliono tenersi tutte le opzioni aperte. È chiaro che secondo me ci dovesse essere un sinistro bancario, io spero che non ci sia, io credo che oramai lo sia, sì, avremo ancora questi subbugli, sicuramente possiamo anche parlare dopo di PacWest, Stati Uniti, ma non so se sia di rilevanza, di pertinenza di questo eccellente programma, questo eccellente programma, però chiaramente loro vogliono tenersi un attimo le aperte le opzioni, o se non vogliono più impegnarsi, non possono più dire bisogna salire e aumentare ancora i tassi e così via. Probabilmente secondo me lo faranno per un motivo estremamente semplice, perché loro dicono will be brought, ossia, traducendo in inglese, sarà portato a un livello sufficientemente restrittivo, il che mi fa capire, questa è una primitiva analogia, primitiva analisi, esegesi, sintattica, dalla sintesi, che qui non siamo ancora a questo livello, bisogna arrivarci. Allora, quanto sarà questo livello? Io sparo dall'anca, sono un ex trader, io penso che si andrà sui 3,75 secondo me, perché qui abbiamo ancora un tasso della BCE che è fortemente sotto il core rate e secondo me loro non riusciranno ad abbassarlo con questo livello, ossia il core rate sì, forse nel tempo scenderà, ma la nostra inflazione è estremamente appiccicosa, loro devono alzare i tassi rimarranno alti, questo è un discorso estremamente semplice, l'inflazione col tempo scenderà, ma scenderà lentamente perché c'è questo eccesso di cash in giro e di liquidità molto importante, loro non si impegnano ma si tengono le opzioni aperte, io scongiurerei dal fare l'esordio che hanno fatto molti ieri, che quando francamente buon Powell non ha né, diciamo così, ammesso né negato o sconfessato possibilità di una pausa, non ha detto sì, ci sarà la pausa, no, non c'è la pausa, I'm keeping my options open, io non lo so e Chiaro. vedremo, nel frattempo faccio quantitative tightening e ricordiamoci che qui stanno facendo anche il quantitative tightening a 15 miliardi, sembra errato effettivamente, un mese c'è scritto anche qui. E dunque loro continuano questa politica duplice, perché questa è la strategia duplex, dove c'è l'aumento dei tassi di interesse, che è palese, e noi lo vediamo, e poi questo chiaramente porta a un innalzamento del costo dell'indebitamento, a dipendere dai singoli paesi, trasmissione tramite servizio, tramite rete bancaria, che è diversa, uno per efficienza del servizio, e due del sistema bancario, e due per come valutano lo spread rischio, e due, c'è questa riduzione della liquidità nel sistema tramite questa vendita di obbligazioni. Ma ricordiamoci anche nell'Eurozona il reparto obbligazionario a livello aziendale gioca un ruolo molto minore, sono mercati molto piccoli, corporate in confronto agli Stati Uniti, e quello che conta di questo discorso, il quantitative tightening, non è il rischio aziendale o il finanziamento aziendale, ma l'impatto sul rischio sovrano credito, e abbiamo visto chiaramente molto importante che lo spread Italia-Germania sta sotto i 200, cioè siamo più arrivati a quei livelli assurdi, sarà anche perché il governo italiano sta perseguendo una politica moderata o perché chiaramente a un certo punto è sceso il TTF, questa pressione sui governi si allenta, c'è più spazio per una politica fiscale, nonostante che Moody's ci abbia messo proprio sulla prima lista, primo candidato per un declassamento, Vero. ossia questo ha avuto pochissimo impatto, molto importante che c'è stato poco, diciamo, eco di queste dichiarazioni di Moody's dove dicono prime candidate, se non vado errato, per un downgrading a non-investment grade. 2 anni fa questo avrebbe provocato lo scompiglio totale, Caporetto, Moody's parla, Italia trema. Questa volta non fanno discorsi tipo irredentisti, ma l'Italia non ha tremato. L'Italia ha detto siamo qui, siamo forti, andiamo avanti. Sì. Qui c'è una disoccupazione che scende in Italia, c'è un manifatturiero che si È riprende, un c'è un PIL che consumatore che sale spende. sorprendentemente. Già l'abbiamo commentato proprio il dato dell'ultima settimana, una leggera ascesa, però comunque insomma un segno più davanti che non ci aspettavamo. È stato un dato superiore rispetto alle attese degli analisti. Quindi insomma un sistema che ancora tiene, almeno per il momento. Io volevo ecco, coinvolgerti appunto nelle riflessioni che ci arrivano da casa dai nostri telespettatori, perché ti dicevo. Si è scatenato un po' il dibattito, no? Sulla decisione dell'aumento di Chiaro. 25 punti base e abbiamo ecco, Matteo che dice che è stato in realtà appunto un aumento timido e come sempre fanno solo quanto previsto dal consensus. Invece un altro telespettatore, anche lui Matteo, dice che invece bene, vabbè, bene così, siamo a 3,75 con una prospettiva di arrivare al 4,25, non è stato affatto un timido aumento con i recenti problemi che ci sono anche delle banche. Ecco, quindi due posizioni completamente diametralmente opposte. Come ti senti ecco, di commentare, Gian? Aumento timido oppure no?
Ma io credo non sia fatto un aumento timido per venire a sentire anche quello che dice la Lagarde dopo. Se fosse la Lagarde dopo, dice, no, noi pensiamo che devono ancora innalzare i tassi. Il discorso è estremamente semplice qui. Loro hanno detto, io sono più, diciamo, rispetto chiaramente moltissimo tutte le opinioni, sono molto interessanti e molto valide, però io direi a questo punto essere timidi in una situazione in cui è quasi fallito il credito svizzero, che qui eravamo veramente all'orlo del baratro, l'avevamo previsto in molti emittenti, in molti media, abbiamo anche detto qui ci fa il botto c'è stato, ne parlavamo sin da novembre, ottobre. Una situazione in cui c'è stato subbuglio sul mercato americano, ossia chiaramente qui nessuno sapeva tra palloni cinesi, banche che saltano, cosa sarebbe successo. Se abbiamo corso un grosso rischio anche qui, finora per il momento, io dico provvisoriamente, siamo riusciti a tappare la falla. Io prevedo altri fallimenti negli Stati Uniti e poi ancora subbuglio, però sarà una crisi tipo savings and loans anni 80, che alla fine è costata 100 miliardi, ossia però tapperemo la falla, ma non credo che porti allo scompiglio mondiale a questo punto. E dunque io credo assolutamente non timido per nulla. Questa gente che va avanti, non credo che abbia neanche i pesi di piombo, è una decisione ponderata e secondo me non esiteranno a aumentare ancora i tassi. Qua bisogna aumentare i tassi, qui c'è un'inflazione che è persistente, che è forte, che è appiccicosa e siamo nell'ultima fase dell'inflazione, che è quella delle attese, ossia ci sono quattro fasi dell'inflazione, tipo la quattro stagioni di Vivaldi. C'è chiaramente la prima fase che è il petrolio, tutti, ah, il petrolio sale, i prezzi salgono. Poi c'è la seconda fase, è quella delle catene di rifornimento, ah, i beni salgono perché le catene di rifornimento non funzionano. Poi c'è la terza fase che può essere vista chiaramente dal punto di vista di, non dico servizi, ma di alcuni che cominciano a dire chiaramente qui c'è molto denaro in giro. E poi c'è la quarta fase che è l'ultima, che è quella delle attese e le aspettative inflattive e siamo lì. E questa è la fase più volatilità, più difficile da valutarsi, perché se la gente crede che i prezzi salgono e i prezzi saliranno e qui siamo davanti, diciamo, a dei rinnovi contrattuali molto forti. Secondo me qui loro hanno veramente pane per i loro denti. Chiaro. Ecco, Gian, prima di andare in pausa pubblicitaria, perché ti diamo veramente qualche secondo per riprenderti un attimo, perché poi sarai impegnato appunto dalle 14:45 ora italiana con la conferenza live di Christine Lagarde. Un ultimo flash per quanto riguarda il tema della recessione, perché ieri insomma mi sono segnata un po' le parole di Powell rispetto a questa tematica. E che cosa ha detto Powell? Che sì, effettivamente c'è una crescita a un ritmo modesto, ma non ha mai nominato la parola, il termine recessione. Ecco, su questo punto la Lagarde, secondo te, che cosa dirà? Ma secondo me la Lagarde dirà effettivamente che l'economia eurozona sta cavando meglio di quanto non si credesse, che sono riusciti a scongiurare i grandi pessimisti, che mi fa piacere chiaramente. C'è stato lo 0,1% di crescita, c'è stato questo ETF che crolla, questo prezzo del gas che scende, questo fabbisogno energetico che viene oramai rifornito da altri paesi su breve termine. Vediamo quello che succede l'anno prossimo quando finiscono le scorte, diciamo così, ataviche di gas russo, un mercato dell'LNG che funziona e un tasso di occupazione basso. Secondo me lei dirà che lei probabilmente non vede una recessione, non vedrà sicuramente una crescita forte, ma che l'economia eurozona sta reggendo nel suo complesso, nonostante ci siano delle disparità tra i paesi. Insomma, io direi questo effettivamente, è estremamente semplice, però che l'Eurozona non può sganciarsi dal resto del mondo. Ricordiamoci, molto importante per l'Eurozona la ripresa cinese, la ripresa dei paesi emergenti, e questi per il momento sembrano tenere, non è brillante, ma stanno tenendo Eh no, sull'export, sì, molto certo, importante. abbiamo visto anche a proposito di tenuta dei mercati asiatici della Cina, abbiamo commentato anche in questo caso il PIL che comunque insomma, è un dato significativo, c'è stato anche lì un rimbalzo dal 2,9 delle attese al 4,5. Quindi insomma con le riaperture ecco, post-Covid anche l'economia cinese riprende un pochino a macinare. Gian, veramente un minuto di pausa pubblicitaria così Prego. riprendi un attimo fiato, bevi un goccio d'acqua perché poi si va tutti in filata, ecco, con la conferenza stampa di Christine Lagarde. Quindi veramente 60 secondi e ritorniamo.
Ed eccoci di nuovo in diretta con il nostro speciale BCE Board, prontissimi per la conferenza stampa di Christine Lagarde. Sono arrivati, e soprattutto è arrivata la nostra donna di riferimento, Christine Lagarde. Cercheremo di capire molto di più della decisione dei tassi di interesse e il nuovo rialzo di 25 punti base. Allora andiamo direttamente proprio a sentire, ecco, il discorso di Christine Lagarde tradotto live dal nostro Jean Ergas. Dando il benvenuto. Sta presentando i partecipanti. Sì. C'è questa conferenza ibrida, online e dal vivo. Ecco, parla ragazzi. Buon pomeriggio. Vi diamo il benvenuto. Troppo alto la prospettiva, prospettive inflattive. Alla luce di queste pressioni continuate, decido di aumentare i 3 punti di tassi di riferimento da 25. Dice overall. Tutto sommato, molto importante, tutto sommato, c'è un'eccezione qui. Inflazioni, prospettive. Allora, qui sta facendo il confronto tra il headline e il core che rimane forte. Negli precedenti aumenti tassi sono stati trasmessi in maniera energica al finanziamento Eurozona. Però, come dicevamo prima, la forza di questa trasmissione rimane incerta. Allora, noi ci assicureremo effettivamente che porteremo i tassi a un livello sufficientemente restrittivo e arrivare al nostro obiettivo medio termine 2%. E saranno tenuti a quel livello, cui è preparati per tassi alti. Continueremo a seguire un approccio basato sui dati. Allora, le nostre decisioni effettivamente monetarie sono basate sulle prospettive inflattive. La dinamica dell'inflazione è, diciamo, la forza, diciamo, la capacità, la potenza di questa trasmissione monetaria. Allora, i tassi di interesse rimangono lo strumento principale. In parallelo, continuiamo a ridurre questo portfolio. APP, questo portfolio di obbligazioni a un passo misurato e prevedibile. Allora, da lei sull'APP, che era quello per il rischio paese, loro smetteranno di reinvestire a luglio 2023. Come vediamo l'economia? Previsioni. Guardando l'economia economica, 0,1% più. Secondo i dati preliminari Eurostat, prezzi più bassi di energia, catene di rifornimento più, diciamo, flessibili. Poi chiaramente questo continuo consumo, società e case. Ma la domanda proprio di consumo probabilmente è rimasta debole. Ma la fiducia consumatori e business migliora, ma rimane più basso di pre-crisi.
Vediamo che è divergente il resto settori economia. Il settore manifatturiero sta smaltendo gli ordini. Servizi crescono più forte perché c'è la riapertura dell'economia. I focolai beneficiano chiaramente di questo tasso di disoccupazione, come dicevamo prima, dal 6,5%. Disoccupazione importantissima. La disoccupazione continua a crescere. E il totale numero di ore lavorate è del livello pre-pandemico. Ma il numero medio di ore lavorate rimane leggermente sotto questo livello e la ripresa è bloccata, stoppata. Allora, questo è importante, dice, visto che i prezzi di energia scendono, i governi dovrebbero ridurre i sussidi. E dunque, per evitare che ci sia ancora più domanda che richiederebbe ancora più tassi, più. E politiche fiscali dovrebbero essere orientate verso aumentare la produttività dell'economia e ridurre alto debito. Possa anche ridurre prezzi nel medio termine, se eliminano questi sussidi. Allora, noi siamo felici di questa ristrutturazione, gestione economica, commissione. Allora, aprile, headline 7 dall'8,5. Allora, c'è stato chiaramente in aprile questo rialzo dei tassi energia, però i livelli sono molto sotto quelli dell'inizio Ucraina. La inflazione alimentare rimane elevata. 16% aprile. I prezzi, forza inflattiva forte. Il core è 5,6, ma leggero ribasso. Siamo a livello di febbraio. Allora, non energia, beni industriali sono 5,6. Allora, lì chiaramente è stato un miglioramento, ma non forte. Servizi. Allora, l'inflazione servizi da 5,1 a 5,2. L'inflazione è spinta da energia pass-through e da catene di rifornimento. Allora, molto importante quello che dicevamo prima è servizi, riapertura economia e più salari. Allora, gli indicatori delle sottostanti inflazioni rimangono alti, pressioni salariali. Allora, le pressioni salariali aumentano. Allora, recupero di perdite acquisto inflazione. Allora, chiaramente alcune imprese sono riuscite ad aumentare margini profitto, giocando sull'inflazione. Allora, alcuni indicatori a lungo termine di inflazione dicono 2%, alcuni sono saliti. Guardiamo il nostro assessamento del rischio, la valutazione del rischio. Allora, rinnovate mercati, tensioni, mercati finanziari, perché potrebbero portare crisi banche, potrebbero portare a una costruzione del credito più forte del previsto,
guerra ucraina. Questo è un altro downside risk, rischio laggiù. Beh, nonostante ciò, se il rovesciarsi di questi shock supply, per esempio l'energia, potrebbe portare a un miglioramento. Molto importante è il mercato del lavoro di cui conta Mao. Potrebbe portare a una crescita maggiore del previsto. Dunque, valutazione ottimista. Allora, ancora grossi rischi all'insù su prospettive inflazione. Allora, catene di rifornimento, più prezzi al dettaglio, guerra ucraina potrebbe ancora portare a un aumento dei prezzi dell'energia e degli alimentari. E poi attese inflattive più del previsto o aumenti salari, rendimento, profittabilità aziende più inflazione. Recenti negoziati. Quello che dicevamo prima, recenti negoziati salari hanno portato a queste spinte inflattive, rischio negativo. Allora, rinnovate tensioni in mercati finanziari, inflazione meno. Allora, più debole domanda, perché c'è chiaramente una costrizione sul settore bancario. Minore domanda. Posizione monetaria e finanziaria. Allora, questo è importante. Loro dicono che il settore bancario euro si è dimostrato resistente nei confronti di queste tensioni. Allora, chiaramente nostra attività, le nostre decisioni monetarie sono trasmesse ai tassi di prestito. Allora, la crescita dell'erogazione del credito è rallentata a causa tassi più alti, però sta aumentando. Questo survey, sondaggio, erogazione credito. Più severe condizioni concessione credito, perché l'erogazione del credito può indebolirsi ulteriormente. Ecco Gian, direi facciamo un riassunto di quanto detto finora da Christine Lagarde perché alcuni punti centrali sono stati toccati. Naturalmente quello sui tassi di interesse ha detto dobbiamo aspettarci che salgano ancora e che restino lì per tutto il tempo necessario, insomma. Chiaro, Poi ma ecco, io. sì, prego. No, io chiedo quello che dicevamo prima, lei si sta mostrando più aggressiva del comunicato Sì? e sta sconfessando qualsiasi pensiero che questa possa essere la fine del percorso, il capolinea. Il trama ha ancora un po' di strada da fare. Un po' di fermate, sì, un po' di fermate ancora. E poi sul commento del settore bancario ha detto è resistente, ma l'aveva detto anche Powell, no? Ieri sera e poi non aveva fatto in tempo a chiudere la conferenza, che invece c'era già stato il dato relativo alle altre banche di Sì. medio, ecco, americane che in realtà insomma ancora versano in una crisi. Quindi insomma queste parole lasciano un po' il tempo che trovano, poi vengono smentite magari dai fatti pochi minuti dopo. Ma io credo effettivamente il problema è proprio questo, si deve distinguere tra la crisi di una banca che si sa che è un settore difficile e una crisi sistemica. Io non credo che importi più di un tot alla Federal Reserve se poi la FDIC e il Tesoro americano entrano sul Intervengo, mercato e certo. risolvono il problema. Quello che sta dicendo questa signora è un'altra cosa. Lei sento che nel suo aggregato il sistema bancario si mostra resistente. Sono riusciti a scongiurare chiaramente la crisi di Deutsche Bank per la famosa transazione sedicente del CDS. Secondo me c'era qualcos'altro e dunque non aspettatevi una crisi bancaria che scaturisca dall'Europa. Perfetto. Andiamo innanzitutto ecco, a vedere però come stanno reagendo i mercati perché comunque ecco, domina ancora il colore rosso tra i Sì, listini. Eh sì, chiaro. nonostante questo, ecco, nonostante parole che insomma un po' ci aspettavamo, però magari questa aggressività, no, delle parole della Sì. Lagarde rispetto al comunicato non viene interpretato dai mercati
in maniera del tutto positiva. FTSE MIB che perde, ecco, lo 0,57%, stessa percentuale per il DAX, quasi un punto percentuale sotto per il CAC 40, meno 0,79% invece il FTSE 100, la borsa di Londra. Queste un po', insomma, le impressioni del mercato in tempo reale. Ora torniamo alla conferenza stampa perché iniziano anche le domande dei giornalisti. Chiaro. Vi parlerò un po' chiaramente del mood che c'era all'interno del consiglio. Allora, il mood era, il sentivo era determinato. Tutti i governatori sono determinati a domare, combattere l'inflazione e portare l'inflazione al 2%. E tutti abbiamo deciso che le prospettive inflattive sono troppo alte. Il mood era molto focused. Questa è una riunione tra proiezioni. Abbiamo guardato tutti i dati disponibili. È chiaramente l'erogazione del credito, quello pubblicato martedì. È chiaramente, effettivamente, i criteri di erogazione del credito, di cui parleremo dopo. Siamo metodo dipendenti. E abbiamo riuscito ad articolare chiaramente sui tre tassi di riferimento e abbiamo utilizzato questo metodo e abbiamo fatto un confronto con l'inflazione sottostante. E loro hanno preso tutti i dati e hanno visto questi contro questi criteri. Allora c'è stata una diversità di opinioni importante. Tutti sono d'accordo. Bisogna aumentare i tassi. Due. Non stiamo facendo una pausa importantissimo. Come dicevamo, più strada sulla base del punto di partenza e che ci porterà fino alla nostra prossima proiezione e sulla base dei dati. Qua questi non si fermano, questi non li ferma più nessuno. Dopo lo commentiamo, Gian. È l'ultimo atto di equilibrismo, è quasi unanime sopporto, quasi. Allora, metodi, dati. Dove siamo? Dove siamo, chiaramente non cambiano le proiezioni. L'inflazione sottostante è ancora alta. Erogazione del credito. Trasmissione della politica monetaria sta funzionando. Per l'erogazione del credito, però, come dicevamo prima, c'è questo gap della domanda. Allora, c'è ancora questo scarto tra banca e economia reale, come dicevamo prima. Abbiamo aumentato i tassi in modo significativo. Ossia, stabilendo una e migliorando la nostra credibilità, il rapporto, la nostra determinazione, che noi torniamo a degli incrementi più standard, però c'è ancora il terreno da coprirsi, importantissimo.
Gian, ci fermiamo un attimo rispetto a quella conferenza perché sono state dette delle parole davvero significative. Me ne Sì, sono sì. segnate alcune, innanzitutto il mood, no? All'interno del consiglio che è stato definito dalla Lagarde very focused, quindi insomma determinati a riportare Sì. l'inflazione al 2% con le prospettive inflattive che ancora restano troppo alte e poi Sì. insomma la dichiarazione sulla pausa qua di intenzione, ecco, di Sì. fare una pausa non c'è ombra e Non insomma c'è è ombra, ragazzi. assolutamente vanno dritto per dritto. Ma io direi che assolutamente sì, questi sono estremamente determinati, sono decisi, sono riusciti a mettersi d'accordo sul 25, c'era probabilmente qualcuno lì dentro che voleva fare il 50, non Sì, c'è tipo pausa. Wush, tipo Sì, Schnabel. il mio eroe Holtzman, io lo ammiro moltissimo, Sì? effettivamente che dice così perché dice quello che pensa, e effettivamente non è un ipocrita, e secondo me effettivamente, ossia questi vanno avanti. E l'ha detto esattamente come abbiamo detto prima, siamo stati dei mini profeti, c'è ancora molta strada, il capolinea non ci siamo ancora, questi alzano i tassi, io sto guardando le borse europee e questo è veramente un risveglio necessario. Certo. E qui dice Windows, non c'è spazio per, diciamo, di distendersi, complacency, per compiacersi. No, no, chiarissimo, li vediamo anche i dati, Gian, appunto la reazione live delle borse non può essere di certo positiva rispetto a questo atteggiamento così aggressivo di Christine Lagarde. Sembra di sentire il Powell dei bei tempi comunque, no? Ecco. Ma questo è il Powell, se uno va a sentirlo, a risentirlo, questo è il Powell di ieri. Io chiaramente qui per fare veramente, cioè, io ritirerei la Sì. licenza a scuola elementare a molti di questi grossi sapientoni che conosco qui, tra cui siamo anche amici, perché chiaramente continuo a dire che Powell sta per ridurre i tassi, non lo fa. Fine. Certo, e la BCE insomma segue un po' anche questa linea, pur naturalmente in un contesto economico differente, lo abbiamo ripetuto diverse volte, però c'è una unanimità delle banche centrali rispetto all'obiettivo, Sì. cioè quello di ridurre l'inflazione, di riportarla al Chiaro. 2%, e addirittura se diciamo, si ritrovassero sulla famosa tora a dover scegliere tra l'inflazione e la stabilità del sistema, la stabilità finanziaria, butterebbero giù dalla torre quest'ultima per salvaguardare il target, mi sembra di capire, in questo momento. Vediamo, allora continuiamo a vedere i dati live, Chiaro. FTSE MIB che perde lo 0,42%, DAX che è sotto dello 0,49%, meno 0,78% per il CAC 40, la borsa di Parigi meno 0,67% per il FTSE 100, borsa di Londra. Quindi insomma, ecco, reazione non di certo positiva da parte degli indici, dei listini del vecchio continente. Gian, stavi dicendo qualcosa, ti ho interrotto. No, no, giusto semplicemente questo, che io credo che quando lei dice che il sistema bancario nel suo aggregato regge, il sound, lei vuol dire, effettivamente intende dire che non c'è conflitto tra politica monetaria e stabilità del sistema. Lei dice, Dici? noi possiamo Sì. aumentare i tassi perché qui non salta un grosso istituto bancario, ci possono essere tensioni, però chiaramente non siamo, guardate che non siamo gli Stati Uniti. Il vero rischio per loro non è il sistema bancario, e anche chiaramente sia un riaccendersi degli spread sovrani, tutto Chiaro. lì. E finora sono riusciti a domare questa situazione, tutto qui. Il rischio USA è il rischio potenzialmente sistema Sì, bancario, il sì. rischio eurozona è il rischio sovrano. Ecco, It's that questo. simple. Interessantissimo, ecco sì, questa distinzione per comprendere ancora meglio poi Sì. gli effetti delle decisioni. Torniamo live in conferenza perché la Lagarde sta continuando a parlare. Ci sono molte diverse opinioni. Alcuni governatori, alcuni hanno detto che 50 ci abbiamo preso, altri dicono 25. Importantissimo, ci abbiamo preso, nessuno ha detto zero aumento. E questo conferma che siamo su questo viaggio dei rialzi. Brava! Alla fine dei discorsi siamo confrontati. Rispondere alle domande, mettere tutto in certa prospettiva. C'è un consenso generale molto forte per questa decisione. Brava! Bloomberg News.
Allora, potrebbe dare un po' questo concetto di sufficientemente restrittivo, l'IMF? IMF diceva tasso fine 3,75. Sarebbe questo chiaramento sufficientemente restrittivo? L'ultima riunione. Allora, l'ultimo dibattito, chiaramente riunione, il rischio di stringere troppo. E lei crede che questo scenario si potesse riproporre del stringere troppo? Bella domanda. Lei non ha io non ho un numero magico per land rate. Per sufficiently restrictive, sufficiente restrittivo. Risposta onesta? Sapremo qual è questo numero quando ci arriveremo. E ci stiamo muovendo in questa direzione, molto diplomatica. La cosa più importante è cosa significa avere tassi restrittiva. E quello lo vediamo se le decisioni che prendiamo possono avere hanno un impatto sugli attori economici. E quando guardiamo l'erogazione e credito, e quando guardiamo ai tassi di interessi, al tasso aumento tassi. È chiaro, le decisioni prese stanno avendo un effetto. È un effetto sufficiente? Non sappiamo. Perché non vediamo a questo punto la trasmissione nella vera economia. E quello lo dicevamo anche noi prima, perché c'è un eccesso di cash e c'è in ogni caso una migliore dipendenza. Allora, noi non stiamo ancora vedendo il ciclo pieno, vediamo la deflazione che scende, ma di pochissimo, ma il headline scende. Energia, catene di rifornimento. Non stiamo ancora vedendo? Non stiamo ancora vedendo gli impatti zerati del 2%. Siamo chiaramente molto attenti a ciò e stiamo guardando. Ma è restrittivo il tasso? Sufficientemente? No. Allora, dunque, non ci siamo ancora, ragazzi. Eh sì. No, Ancora Nostromo avanti tutta. no, assolutamente. Beh, sì, è stata interessante la risposta. Insomma, io non ce l'ho il numero magico, ce l'avremo quando ci Sì, 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 sì. arriveremo. E abbiamo Saranno i correttamente fatti a dire, previsto. esatto, saranno i fatti a dire qual è poi effettivamente questo numero magico, al di là delle previsioni. Non lo sa nessuno, non lo sapremo dopo. Sì. Ora voi l'investimento all'APP, che era il fondo rischio sovrano, lo portate a zero l'APP? E se questa decisione fu parte di un compromesso? E allora voi avete detto effettivamente, sono quelli che volevano 50, voi avete fatto 25 con la promessa di ridurre l'APP, rischio sovrano, portafoglio. Uno. Prima decisione, ma la decisione dice no, aspettiamo. Prevediamo questo normale decorso dall'APP di non reinvestire. No, e allora chiaramente ci vorranno ancora 15 anni, io non ci sarò. Allora, questa decisione è luglio. Perché abbiamo visto che il reinvestimento parziale, che abbiamo deciso che questo reinvestimento parziale effettivamente è stato assorbito molto bene. Dunque, sono stati scossoni sovrani, spread Italia-Germania, bitteschön.
riduciamo chiaramente eccesso liquidità e chiaramente complementiamo anche l'aumento dei tassi. L'APP oramai è obsoleto. E sarebbe ancora media 25 miliardi al mese non reinvestiti. Abbiamo discusso nel Consiglio. Approccio tilting, politica di reinvestimento per i corporate bonds, questi bonds aziendali. Allora, per privilegiare quei corporate, quelle aziende che hanno una buona impronta ambientale. Se andiamo chiaramente al pieno runoff, non sarà attuabile. Allora, questo è tutto il discorso del clima. Allora, questo è tutto il discorso aziendale, secondo me è secondario. Il vero discorso è il rischio sovrano. C'è stato un deal, ossia io faccio 25 ma riduco l'APP? No. C'era un mood generale, questa era la mossa giusta. Alcuni avrebbero voluto aspettare a giugno perché era effettivo, ossia entrava in vigore a luglio, per riservare un po' di opzionalità, lo dicevamo prima. C'è un target sulla regolazione del credito bancario? Banchi, fallimenti bancari. Allora, chiaramente con riferimento anche al fallimento credito svizzero, lei dice che devo guardare questi indicatori. Qual è la vostra opinione sul sistema bancario? Noi conosciamo un solo target, quello a medio termine che è il 2%, e lì veramente siamo completamente focalizzate. Ma questa è erogazione credito? Ci informa su questa specie di stretta creditizia sull'economia. Allora, è quello che le banche prevedono sarà o non sarà questa stretta creditizia? Un survey, un sondaggio sofisticato, ossia previsioni, indicatori, direi leading. Allora ci illustra anche la domanda di credito. La domanda dei prestiti da parte delle aziende è scesa molto. Allora conosciamo, ci permette di vedere che le nostre, ossia, decisioni politica monetaria comincia ad avere un effetto. Non è che non vogliamo investire, ma che i tassi sono alti, però sono moltissimo cash queste imprese. Siamo in territorio restrittivo, ma non sufficiente. Credit Suisse. Dirò qualche parola. È stato, diciamo, risolto molto velocemente. Gli operatori svizzeri non avevano scelte. Una cosa molto specifica è un problema di lunga durata che covava.
Allora, e allora non trarrei la conclusione che la fusione UBS Credit Suisse significhi che c'è una crisi bancaria. Abbiamo anche capito chiaramente l'utilità di avere regole Qui e sta parlando anche di chiaramente, governance. no, ed anche della priorità dei creditori, i famosi buoni bonds che furono azzerati. Sì. Molto importante che erano lati 1, i bonds che vennero azzerati nella ristrutturazione Credit Suisse. Molto importante, ci fu un comunicato all'SB che dice non faremo come gli svizzeri. Ossia, sulla base di indicatori, poi abbiamo un ventaglio di indicatori. Allora, gli spread, ossia chiaramente sui bonds bancari. Non abbiamo visto il tipo di cose, di spread che abbiamo visto in altre situazioni. Abbiamo avuto un aumento di tensioni dopo gli avvenimenti negli Stati Uniti con Silicon Valley e poi per gli Swiss in Svizzera. Ma la situazione è stata abbastanza calma. Stiamo in continuazione guardando a questi indicatori. Allora, che chiaramente che il settore bancario europeo sta outperformando quello statunitense. Milano Finanza. Come può riconciliare la sua dipendenza dai dati con il suo impegno? Allora la vostra dipendenza data è chiaramente con il vostro impegno a fare di più nel futuro. Questa è la forward guidance, ossia è diciamo un'indicazione senza un'indicazione. Core inflation. Molto importante monitorare la inflazione core. Allora la vostra target è headline inflation al 2%. Come si spiega allora questa vostra grossa enfasi sul core inflation? Anche considerando che la core inflation è stato un buon leading indicator, anticipo sulla core inflation, sulla headline inflation. Per me questo. Lui dice essere dipendenti dai dati non vuol dire dare un'indicazione sul futuro. Io non vi sto dando chiaramente questa indicazione sul futuro, è che noi, soggetto, ossia in accordo con ciò, per determinate condizioni, noi aumenteremo i tassi. Ma quando lei diceva, effettivamente, questo l'abbiamo fatto quando siamo partiti da un range molto più basso, questo dicendo adesso, data la nostra linea di base e i dati che abbiamo oggi, il nostro giudizio è una stanza. Non stiamo pausando e c'è ancora strada da fare. Molto semplice. La baseline, diciamo, è questa linea direttiva, questa base di marzo. E lo sta ribadendo. È molto semplice. Questo è un giudizio che abbiamo stilato oggi. Come lo possiamo dire chiaramente, effettivamente, senza dare forward guidance? Noi guarderemo i dati a ogni riunione e guarderemo i tre criteri.
Eh sì, e Jean sta ribadendo il concetto di prima, no? Che procederanno step by step, non è il momento delle previsioni, e certo c'è stata E non è questa il momento decisione. della pausa, E non è non è il momento. assolutamente quello men che meno. Esatto, per cui allacciare cinture e sicurezza. Abbiamo fatto discussione sulla sottostante infrazione. Il core è facile. Facile comunicarsi. Headline, tutto. Torniamo a mangiare, torniamo energia, abbiamo il core. Dobbiamo un po' più in profondità. Vogliamo più addentrarci nell'indice. Abbiamo multipli per misure. Abbiamo tutta una serie di misure. E guardiamo tutte queste misure, ossia core del core del core, e tentiamo di capire dall'evoluzione e vediamo un po' l'evoluzione dell'inflazione. Non sto dicendo core contro headline. Headline e il target. Quello che conta le persone, perché la gente vede che i prezzi petroliferi che aumentano e noi lavoriamo per il popolo europeo, ma io prescindo, mi astengo da ogni commento. Bene, Gian, direi rientriamo in studio. Adesso la conferenza di Christine Lagarde, insomma, non penso che duri ancora molto perché già le domande più significative le sono state rivolte. Facciamo un po', ecco, un sunto dei concetti più importanti che sono emersi proprio da questa conferenza stampa. Abbiamo detto una Lagarde decisa, determinata, se Chiaro. non addirittura aggressiva. Che cosa ha detto? Che l'obiettivo, il target del 2% resta e da quello non ci si muove, che non c'è tempo, ecco, non è assolutamente questo il tempo per una pausa rispetto al rialzo dei tassi di interesse, che anzi c'è margine perché il contorno economico, la situazione economica lo consente per continuare, ecco, andare avanti nella Sì. politica restrittiva. Ecco, questi sono un po', diciamo, i topics, che sono emersi dalle sue parole. Se vuoi sottolineare già qualche altro aspetto. Ma io direi che effettivamente sono aspetti estremamente importanti. Il vero aspetto, secondo me, a questo punto è anche chiaramente tutto il discorso sul rischio sovrano, che lei non vede chiaramente, anche se non fosse uno dice così Sì. esplicitamente, questo rischio sovrano estremamente forte. Questo gli impedirebbe di andare avanti. Comunque questo è un commento implicito estremamente importante, per questa è la base sottostante dell'Eurozona. L'Eurozona non è altro effettivamente l'ECB e l'euro, che è uno strumento politico sovraimposto, diciamo, economico, sovraimposto per salvaguardare un sistema politico. È il sistema politico che è non crisi bancaria, non crisi debito 2010, 2011, 2012, non c'è. Questo è importante. Due, ha ribadito un concetto molto importante della dinamica dell'inflazione, che sono questi aumenti salariali. Parliamoci Sì. chiaro. Qui andiamo avanti a questi rinnovi poliennali che saranno importantissimi, che faranno recupero non solamente sugli ultimi 3 anni, ma sugli ultimi 12 anni da quando scoppiò la crisi finanziaria. Molto semplice. Poi ha ribadito anche questo discorso del gap disconnect molto forte tra politica monetaria e economia reale, e ha aumentato anche la pressione su questi servizi, domanda forte da parte dei consumatori. Molte buste paga in giro e anche i salari che stanno riprendendo un attimo fiato, aumentando potere d'acquisto. Estremamente importante. Ha ribadito anche chiaramente questo concetto che i governi devono smettere chiaramente questi programmi di finanziamento anche al limite di costo energetico o sbloccare quei fondi lì e non aumentare ulteriormente pressioni inflattive con sussidi. Dove poi ci sarebbero, io non so esattamente dove ci siano, paese per paese, non posso dare il dettaglio, Certo, ma certo. chiaramente, evidente in questo istante, però chiaramente questo è stato un peso, ossia estremamente importante, qui quello sta dicendo la Lagarde. La Lagarde sta anche dicendo che loro non pausano, dunque questo c'è un step, secondo me, ancora più aggressivo di Powell. Powell Sì, ieri non ha ammesso, esatto, non si era esposto Powell, espresso, ma esatto, lì, sì. lei qui gli ha proprio chiesto. E lei ha detto: guardate, qui non si pausa, qui c'è ancora molta strada da fare.
qui l'inflazione è ancorata. E difatti, secondo me, lei al corrispondente di Milano Finanza ha dato una risposta dice sì, guarda, io guardo le headline, ma guardo anche il core. Il vero numero è il core, secondo me. Core, lei l'ha capito, perché se non guardi il core non riesci a capire il discorso sulla dinamica salariale. Ossia, qui ci stiamo proponendo quasi alla lotta di classe, ossia siamo banca centrale e lavoratori. È un discorso estremamente semplice. Il medio termine, questi vanno avanti. L'APP è importante perché chiaramente non reinvestire vuol dire un'ulteriore riduzione di liquidità su quello che era anche la riduzione del portafoglio bonds e dunque arriviamo a 25 miliardi non reinvestiti più 15 miliardi che poi chiaramente viene di bonds. Siamo a riduzione di liquidità 40 miliardi. Qua sono veramente soldi che stiamo parlando. Ossia, e non c'è stato un deal, secondo lei, tra quelli che dissero, ok, io vorrei 50, facciamo 25, però guarda, tu riduci l'APP e lo smetti da luglio. Certo, hanno Lei trovato un compromesso, insomma, alla fine tra le dice varie che non c'era, anime. ma secondo me la prossima volta il compromesso c'è e ci sono ancora delle tensioni molto forti all'interno di questo consiglio perché nessuno voleva fare zero. Questi sono sicuri di sé. Sono sicuri di poter far fronte a crisi, per esempio sulla crisi finanziaria, non la vedono come minaccia per l'Europa, in aggiunta ai rischi che già incombono. Sì? Questo è un discorso molto semplice: economia sta tenendo, tasso di occupazione scende, cash flow economy si rafforza, domanda forte, non c'è il rischio Del debito aumento tassi, sovrano? stoppia Certo. disoccupazione, Quindi tutte provoca le crisi condizioni bancaria. perché ci sia ancora del margine. Ecco, in C'è ancora sintesi possiamo del dire così. margine. E C'è del ricordiamoci margine. anche che noi stiamo operando anche in un contesto europeo dove c'è lo Stato sociale. Certo, Dunque, certo. chiaramente questa è la grossa differenza con gli Stati Uniti, ma veramente, come abbiamo detto sin dall'inizio, ci sono le famose due economie. C'è l'economia della signora Lagarde per macro 1, politica monetaria 1, cose di questo tipo, e poi c'è l'economia reale che lei dice giustamente, è l'economia di domanda, servizi, cash. Cash sul chiodo, come dicono negli Stati Uniti, questo è paid on the street, pagato proprio sulla strada, lì all'esercizio commerciale il discorso è molto semplice. Questo è un discorso di economia cash flow, questa è un'economia liquida, questa è un'economia che ha due basi e chiaramente uno, eccesso liquidità previsto, ossia previo, e due, anche chiaramente aumento stipendi reali che stanno facendo. Certo. Giocando in ripresa. Jean, se Lagarde appunto si espone con queste dichiarazioni, c'è margine per andare avanti? Sì. Andremo avanti visto che non è il momento di fare pausa e il target è quello del 2%, come vuoi che reagiscano i mercati? Non possono certo Ma reagire giustamente. positivamente, giustamente, e infatti li vediamo ancora una volta, meno 0,45% per il FTSE MIB, meno 0,48% per il DAX, meno 0,89% per il CAC-Arab, meno 0,64% per il Giusto. FTSE 100, e ce lo dovevamo aspettare, insomma non poteva essere altrimenti, assolutamente in linea, ecco, con le previsioni e con quello che di solito i mercati fanno. Vedremo poi domani, ecco, se questo innescherà una sorta di onda lunga o se questa è una reazione semplicemente immediata alle parole della Lagarde, Jean. Ma io credo che effettivamente qui siamo già uno spartiacque, per questi grandi sapientoni che qui mi dicevano, guarda che adesso Powell taglia i tassi e noi ritorneremo a fare il ponte televisi. Ieri sono presi una botta in testa che si meritavano da tempo e basta con queste scemenze. Io dico molto apertamente, sono politicamente scorretto, ossia, tanto credo che sono un po' un personaggio semi-malapartiano, sparo e dico la mia. E dico che chiaramente qui sono stati delusi anche oggi. Qui sono le banche centrali che non si fanno intimidire. Questa è una lotta oramai tra il grande capitale, molto semplicemente vuole la riduzione dei tassi di interesse per tenere alte certe valutazioni anche borsistiche, molto importante, specialmente nel tech, per questo qui continua a dirci che siamo sull'orlo del baratro per fare una specie di ricatto contro il governo e le banche centrali che dicono sì, tu fai soldi con l'inflazione per due motivi. Uno, perché poi magari tengo bassi i tassi e poi l'inflazione sale, ma a te non ti importa nulla, e con l'inflazione fai il pricing inflazione più.
Qua ci sono dei margini di profitto che permangono molto forti, nonostante un aumento dei costi di finanziamento. Questa non è più la inflation, questa è la greedflation. Greed vuol dire avarizia, proprio ingordigia in inglese. E questa è l'inflazione che è stata spinta anche dagli ingordi, ma è chiaro che loro giocano sull'inflazione. L'inflazione sempre beneficerà chi ha degli assets reali, perché si parlano tipo gli immobili, e chi ha per esempio un'impresa con un pricing power forte. Chi è che sta facendo la voce grossa? Le grosse imprese, molto pricing power. Sai che ti dico, adesso aumento i prezzi. E nel frattempo, ossia, sai che ti dico, governo, non devi aumentare i tassi di interesse. Dunque la duplice forbice, cioè i profitti che aumentano e il costo di finanziamento che rimane basso. Ma ricordiamoci, il vero problema è di riconciliare oramai un altro discorso, e questo gap molto forte che c'è tra l'economia monetaria e l'economia reale. E l'economia Certo. reale è un'economia cash, e ci vuole tempo per drenare questo cash perché l'hanno immesso talmente tanto. Chiarissimo. Gian, abbiamo detto i stononi dell'economia non ci hanno preso per niente, invece ci hai preso come sempre tu, perché l'hai sempre detto, Gian, assolutamente le banche centrali in realtà, nonostante quello che vediamo scritto, che sentiamo, non hanno nessuna intenzione di fare pause in questo momento, ma No, di tirare dritto. Questa è la vera intenzione. Tu l'hai sempre detto, non ci hai mai creduto alla possibilità di un dietrofront, di una marcia indietro. E quindi ecco, io per questo dico sempre ai nostri telespettatori che se vogliono capire prima le intenzioni della BCE e della Fed devono sintonizzarsi con noi, soprattutto devono sintonizzarsi durante i tuoi spazi di approfondimento, perché queste sono le vere previsioni. Gian, io come sempre naturalmente ti ringrazio per la prego. tua disponibilità, naturalmente anche la pazienza di tradurre step by step le parole di Christine Lagarde, ma soprattutto ecco, per la tua analisi che è sempre perfetta, puntuale e come detto, ecco, il vero Nostradamus ce l'abbiamo noi, chi fa le previsioni giuste è il nostro Gian Ergas. Io ti ringrazio davvero e naturalmente ti aspetto ancora sulle fonti, perché questo è solo il primo step infatti la decisione di Christine Lagarde, la conferenza stampa, e poi ci sarà ancora molto altro da analizzare. Naturalmente dovremo poi vedere di settimana in settimana i dati che emergeranno e che indirizzeranno le scelte future. Io intanto ti ringrazio ancora e ci sentiamo Prego. prestissimo sulle fonti. Grazie, Gian. Grazie, grazie a voi, un grande onore, grazie. E su tutti i Grazie. telespettatori, Grazie grazie. a te, Gian. Ringraziamo ancora il nostro Gian Ergas in diretta da New York, che ci ha aiutato con la conferenza live di Christine Lagarde, non solo a tradurla parola per parola, ma anche a capire appunto le intenzioni della Banca Centrale Europea, che lo ricordiamo una volta di più, ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base, quindi andando un po' contro le previsioni della vigilia, che parlavano addirittura di un rialzo di 50 basis point. Come hanno reagito i mercati? In maniera negativa, non tanto per il dato in sé, quanto soprattutto per le previsioni future, perché la Lagarde nella conferenza stampa, nel suo discorso, è stata molto netta: non ci saranno pause rispetto al rialzo dei tassi, ma anzi c'è ancora margine per intervenire, e i mercati, lo abbiamo visto, non hanno reagito positivamente. Chiudiamo dunque qui questa diretta dedicata allo speciale BCE. Io naturalmente vi aspetto ancora con la programmazione di Le Fonti TV per continuare a parlare di mercati, di situazione economica finanziaria, non solo per quanto riguarda la decisione delle banche centrali, ma anche poi per la nuova crisi del settore bancario che si profila nuovamente all'orizzonte con il crack che ha riguardato anche altre banche di medie dimensioni americane. Ne parleremo naturalmente sempre qui con i nostri ospiti, quindi mi raccomando, restate con noi. Adesso pausa pubblicitaria, poi la programmazione di Le Fonti continua.